Eccoci, un attimo, mi devo cambiare quest'altro. Allora, devo aprire Steam, devo aprire. Buonasera, benvenuto. Ciao caro. Allora, devo aprire Steam. Bella, bella, buonasera, buonasera. Buon pomeriggio. Ah, bello scrocchio di dita. Non ho ancora avviato Steam. Sembrava di sì, ma non ho ancora avviato a quanto pare. E quindi dovevo ancora avviarlo. Allora, libreria, quest'altra la chiudiamo perché non mi serve. E quelli è. Questo se fermi cortesemente, grazie. Gioco. Quello verifica in corso, fai quello che vuoi. Stasera giochi. Che intendi per stasera? Che ora? Perché tanto io da qua fino a cena ci sto. Cena anche. Ora vedo perché in realtà non pongo di mangiare chissà che. E ho visto i video che mi hai mandato tu, non l'ho guardato, io mi sono messo adesso al PC, per cui non ho visto nulla. Dopo le 21, no, perché devo portare i cani e poi dovrei uscire, per cui no, temo di no. Temo di no. Tutto prima sì, dopo no, dopo le 21 la vedo dura, purtroppo. Ma le mod appunto ho visto solo quello che mi hai mandato, molto carine, belle armi tra l'altro hanno aggiunto, molto molto fighe, davvero tranquille, davvero fighe. Davvero davvero fighissime le mod. Le armi, vabbè, io ripeto, io sono anche il primo a cambiare le armi. Ho messo l'AK-12, ho messo un sacco di roba. E poi me le vado a spulciare dopo, probabilmente, perché sono veramente fighissime. Ah, vabbè, questo era quell'altro. Questo Firefight è carina, però dubbio la mettiamo, se ci capita. Sì. Absoluto monte, absoluto monte. Faccio intrattenimento, faccio. Ti mostro. Ah, le 6. Devo partire prima, devo partire, ma tra una cosa e un'altra, come al solito, ho fatto ritardo. Sto avendo piuttosto ritardo, diciamo, ultimamente. Mi sono messo bene il coso. Ovviamente se non cambio, è uguale a... Bravissimo gioco. Meno male che ho cambiato scena, se no rilasciavo pure così. Comandante. Comandante no, per carità, perché tanto se no poi lo faccio male e mi sento in colpa. Quindi preferisco non avere responsabilità. Tanto c'è un comandante e c'è un radiofonista, quindi vanno più che a posto così. E ho un colpo da lontano. Una cippa. Non ho visto neanche che modalità è. Non ci ho fatto proprio caso. Oh no. Stavo già sforando. A me è la mia orca miseria. Vabbè, per un millimetro. Erano dei mortai quelli. Cosa? Cosa? Figlio mio. Cosa? Come sto pingando? Bene, 32, posto. Vendicami, bravo Charlie, bravissimo Carlo. Attenzione, è uscito quello che mi ha ucciso a me davanti. Chissà come è andato a finire. Sarebbe stata una bella cosa da vedere, ma non ce l'ha potuto far vedere. Perché siamo vivi di nuovo. Ok, preso. E vabbè. Ho avuto veramente timore che...
Le hitbox, cari miei. Mannaggia, vabbè, lo sapevo io. Cosa? Non ho... Ma la macchina? Capisci un cazzo, non ho capito. Non ho capito perché quello non è 2 su 2. Quando ho fatto 2 kill? A questo io ho sparato e va bene. Ma basta poi, non ho sparato a nessun altro. Boh, non lo so come chi ho ucciso. Né come. Non ne ho idea. Non ho la più pallida idea. Che dice che ne ho uccisi due, ma in realtà io me ne ricordo solo uno. Potrebbe essere il mio compiacente e nuovissimo Alzheimer a questo punto. Se non l'ho ammazzato mi incazzo. Vedi, carica. Visto. Let's go. È morto? Se non sei morto pure tu c'è qualche problema nella mia vita. Dove andate, dove andate, dove andate? Come sto messo a caricatori? Bene, per ora bene. Car is done. Good job, very good job. Stick was, Vabbè. Cioè non era ancora morto quello, è incredibile. Non è che sto usando un 9 mm. Quel muro non è trapassabile sulla base di cosa? Madonna, perché? I pazzi urlano. Ah, te t'ho preso però, bastardo. Ragazzi, però, oddio santo. Ah, che cazzo. Tu c'hai più culo che anima, fratello mio. C'hai più culo che anima. Mannaggia la miseria. Sparato una raffica gli sono passato davanti 2 volte con 2 raffiche e non gli è arrivato un colpo. O era troppo in basso o troppo in alto. Ma che palle. Maledetto me, la mia mira. Ma è la prima del giorno. È la prima del È la prima di Giorgio. Last wave, è vero. Buona doccia e buon cucinazione. Ciao, bello, grazie a te per essere passato. Ciao, caro. Vaffanculo, già mi sparano. No, però st'arma fa cagare, Dio santo. Ogni badger, cazzarola. Vabbè. Ma di che, grazie a te, ripeto, assolutamente grazie a te. Allora, l'Honey Badger fa cacare. Sto iniziando a percepire ciò. Non so perché, visto che è un fucile d'assalto in 56. Fa cacare. A quanto pare ha una precisione. E questo non li vede. Ce li hai a sinistra, amico mio. Ce ne hai 7 che camminano. Allora, io cammino pure nascosto, mi vedono a chilometri. Tu ce l'hai lì davanti e non li vedi. E si salvano. È incredibile sta roba. È un mago. 9 ondate a 0 comunque. Dovrebbe finire a breve in realtà.
Dubito che conquisteranno. Siamo stati molto bravi. Un'altra volta. No, ma allora siamo ancora vivi. Qualcuno è morto però là della squadra avversaria. Della squadra con i nostri friends. Devo allenare con sto Honeybadger per capire che altro, perché la precisione. Alcuni colpi sembrava proprio che non partissero, sembrava proprio che non ci fossero. Vedo delle munizioni cinesi che abbiamo. Come we're losing bravo. Ah, buono! Come un pane. Mentre esco. Actual pig. Everyone go, Bob. Bob, fast everyone, Bob. Everyone go, Bob. Bob, fast, fast, Bob. E voilà. Con questi vaccini. O apre la settimana di Open Day, per quello infatti stavo sentendo. Perché mi sto informando per l'Open Day. La settimana di vaccini. Nell'Asio. Nell'Asio. Una roba stranissima per prenotare i vaccini qua fanno. Fanno un'altra roba strana, porca miseria. Cioè, di intrecci, un altro tipo di applicazione per l'open day rispetto a quell'altra. Ma è tutto insieme in qualche modo. Edizione. Perché devi fare cose diverse che complichi solo la vita, porca miseria. Mannaggia, quanto è fatta male sta roba qui in Italia, porca. Come to me. No, volevo salire sulla macchina, maledetti. Mi metto a fare un cecchinologo. Mettiamo qua in mezzo ai parapetti. Arrivo subito, ragazzotti belli, eh. Perdonatemi tantissimo. You got him with the net. Oh, maybe I got him. Either way, it's good.
State parlando. Allora, però, allora. Iniziamo ad avere una mira più decente. L'ho preso? Ma perché non trova solo la mia aerea? Lui è lì ma non lo becco. Che cosa succede? Ragazzi, non è possibile. Su, dai, sto sparando lì, sto sparando. Che odio però sta roba. Perché? Perché? Totalmente a cazzo allora. Che succede? Trapasso e girano i colpi. Una lamiera. T'ho preso però, mi sa ci. Oh, gliel'abbiamo fatta. Bella, questa era carina. Sto prendendo la roccia, l'ho capito dopo. Stavo prendendo la roccia. Non è la... Allora, questo è un problema vero, non è un mio rosi. È un problema vero. Le hitbox di tanti oggetti nella mappa fanno cacà. Non ho capito perché. Non ho capito perché. Ma è vero, le auto, i muretti, i muri sono micidiali. Le rocce. Stavo colpendo la roccia. E avete visto benissimo dove era il mirino e la canna. Stavo colpendo la roccia alla mia destra. Una roba allucinante. Ma la mina non è anti-uomo però, perché la mette? Vai, Pippo Lippi. Pipiripi, pipi. No, non troppo pipiripi. Sbagliato, riprendi la cosa. Ah, mannaggia. Pipiripi, pipi, pipiripi. Ecco. Che cazzo, vaffanculo va. Blu col pompa, maledizione. Amici miei, amici miei. Oggi è una giornata gaming sfortunata, a quanto pare. Si presenta così. Oh, bella. L'ha spento. Non morire, Giacomo. Che polverina. Ne uno davanti? Ho cercato di vedere, ma non si capisce. Guarda come soffre, poverino. Sta soffrendo tantissimo. Vai. Riabbassiamo lo zoom. Zoomamento. Non il mento facciale. Zoomamento. È morto. L'ho visto scomparire il suo segnalino. Oh, ce l'abbiamo fatta. Senza alcun merito nostro, sia chiaro. Però ce l'abbiamo fatta. Se tu non ti levi dal cazzo immediatamente. Pull back, mica noi. Quale car? E non c'è la car. Ce l'ha con me. Oh cazzo, quello è uno, eh. C'è uno là davanti. Ma perché no? Oh, vaffanculo. Era troppo lontano, è arrivato tardi il colpo e l'ho mancato male. Aria, sole, terra e mare. Cercando di concentrarmi, ma non ci riesco. E vabbè, così arrivi domani mattina, amico mio. No, per carità. Allora, qua da queste parti ci potrebbe essere un piccolo bersagliere. Mamma mia, sto per morire. Questo è un uomo morto, come sta? C'è lo zaino blu, che carino. Vai, smoke a weed everyday. I doppi. I docchi. Easy smoke. Easy smoke and it is fuoco. Parto, ok, ho liberato la strada. Pesto. Qualcuno qua ha sparato. Non scappare, amico mio. Fatti vedere col tuo bel faccino. No, si è scomparso.
Oh, ho smesso di guardare lì, quello si è mosso. Oh, che sfiga, Dio santo. Ma sempre. Ieri su Rainbow, madonna, è tutto così. MG, MG. Mi spostavo da un lato. Niente, era la fine. Cioè, mi spostavo, niente. Subito dopo arriva qualcuno. Ma sempre. Oh, bella. Tu sei amico, scusa, scusa. Scusa, scusa, pardon, ma è venuto istintivo. Però ho spostato il mirino apposta. Il mio dito ha detto premi e la mia mano ha detto sposta, via. Fare cazzate, mi ha detto. Ah, io approfitterei per ricaricare. Che ne parliamo? Che ne parliamo, mica che ne pensiamo. Sì. Non è morto, raga, no, dai, sì. Ditemi che è morto, per favore. Sei amico, sì. Eri vestito troppo bene, bene. On me. Loading, loading. Ah, via di là. Lo piazzi sto coso, per carità di Dio? Perché mi si bugga, raga? Ho guardato finora, non c'era più nessuno. Ah, è così, eh. Cioè, Rainbow, letteralmente, ragazzi, non sto scherzando. Ieri sera, giocato a Rainbow con la mia comitiva. Ed è stato tutto così. Guardavo una porta 5 minuti, mi spostavo e usciva. Controllavo tutte le finestre, eccetto una. Su 10 finestre, l'undicesima, che è l'unica che non controllo, magari non ce ne sporge mai nessuno, c'era qualcuno. Era tutto così. Tant'è che una certa diceva, tanto succede, succedeva, diceva, lo sapevo. Ero proprio arreso oramai. Mannaggia, pure qua, stavo a guardare fino a mo, non è uscito. Io combatto con sto cazzo di G per mettere... G è per mettere il bipode manuale, cazzabubolo. Ci voleva tanto, madonna santa, perché lo mette là, sul muretto non lo mette. Le hitbox vanno veramente cambiate. Ma volevo fare un tentativo di sparare, però non voglio sprecare colpi. Beh, un soldato che non riesce a salire qua è grave. Oh, caputana! Ho notato. Vabbè. E mo? Che faccio? Corro? Funziona? Grazie che sei con me, anche se non parlavi con me. Vai, vai, conquistiamole tutte. Sette ondate a 9. Ah, che porca... Il cursore, cazzo! Perché stanno lì a sparare al contrario? Quello gli è arrivato alle spalle. 18 amici. Ah, che palle, oh. Non ho capito quelli perché stanno dando le spalle a da dove arrivano i nemici. Stanno guardando verso noi e sparano. Ecco, poi c'è sta questo. È così. Stasera va così. Stasera va così, già l'ho capito. C'era un tizio, c'era il pallino blu. E li ho guardati per 18 ore. Di solito compare poi il l'indicatore blu, che è amico, dopo un po' che lo guardi e lo miri. C'era un tizio dietro che è comparso e da lì arrivano i nemici e guardavano entrambi verso di qua. Su uno vedevo il segnalino blu, ma non capivo perché guardava verso di noi e sparava. Dietro di lui ne è uscito un altro, al che io ho pensato che era nemico, perché da lì arrivano i nemici. Non capisco quelli che cazzo stanno a fare in due a guardare nella direzione opposta. Quando ho visto quello dietro ho detto sparo, visto che non esce ancora il segnalino blu, ho sparato. Una serie di sfortunati eventi. Era una capoccia quella. Va bene. Va benissimo. Ah, questo è quello che mi ha ucciso prima. Che partite di merda. 5-0-5, Dio santo. Upstairs. Arrivarci upstairs. Io non l'ho neanche viste le scale dell'obiettivo. Non l'ho neanche annusate le scale dell'obiettivo. Non neanche che abbiano proprio... Che piastrelle hanno. Ne è uno là dentro, amico mio. Sì. Confermo.
5 a 7. La mitragliatrice è amica, in teoria. Quello no. In teoria sì. Però boh. Magnema. Ah, se noi saliamo qua, abbiamo una buona visuale, in teoria sì. Quando ho finito di sparare agli amici, magari. Bella! Quella era hit però a casa mia, eh. Può essere così scandalosa la precisione? Arma da... Arma da marksman, però. Ragazzi, l'ho colpito, eh. Bella, però. Soddisfazione da qua, cazzo. No, connessione no, sto perdendo pacchetti perché... Eh sì. I server che rimane in pappa. Server. Sono a destra che fa presagire che i server non sono nelle migliori ottimali situazioni. Capisco perché. Quello sei amico. E così non vedo più una ceppa. Sangue quello, l'ho preso, l'ho fatto, non lo so, bellissimo. Se non sei morto mi incazzo, eh. È ancora vivo, guardalo là. Oh, mamma mia, dai un po'. Era ora. 85. Ma chi? Ma come fa essere amico quello, ragazzi? Non ho capito quello che faceva essere amico, vabbè. Però sono contento che almeno segnale che l'ho colpito. Almeno quello. Ma non ho capito come ho fatto a colpire. Ah, come ho fatto ad essere amico. Oh, vabbè. By the way, we almost had it. Somebody decided to go outside and leave the objective. Sì. Non ho capito che era amico. È semplice. Era a 70.000 km. Server miei però, vaffanculo. Dai, mi hai fregato il posto, maledizione. La fila alle poste è qua. Appena ti levi dal posto, qua te lo fregano subito, eh. No, non posso mirare lì. Peccato. Era troppo lontano. Pure il movimento era tostissimo quel tiro. Quello è amico, ok. Mia. Vai, vai, vai. Bravi, bravi, bravi. Prendetela, prendetela. Come America Sniper qua, bro. Servirebbe solo un M24. Oh, muori, figlio mio. Spero che ci sta pure il lag, capirai. Ma va pure dritto. Pure te sul tiro. Bravi, GG. Vai. Non ho visto che mi ha risposto il tipo.
Bello, carino però sto spottino. Non male, mi è piaciuta sta cecchinata. La sessione di cecchinaggio mi è piaciuta. Be careful now. È 1-0, sì. Dobbiamo fare veramente tanta attenzione anche perché ribalterebbero il punteggio in veramente poco in realtà. Sì, sì, dobbiamo pigliare attenzione. Come Charlie is lost? Sono qua su Charlie? Sali, madonna santa, un soldato che è così penso che lo butterebbero al secchio in su da sta. Cioè, ok, bella. Let's go to the mall. Mamma mia. Lo sapevo che stavi sopra. Che turno appena in tempo. No! Come stava a sparare, ca? Non aveva l'arma in mano da me. Oh, vittoria. Bravi, GG, bella. Bella stazione, minchia. Mi sono girato, me lo sono trovato proprio lì. Oh, sentivo un mezzo rumore. Che musichetta di coso. Super Mario. L'avevo sentito un mezzo rumore, ma sopra si sentiva che c'era gente, ma non mi aspettavo un altro vivo. Più che altro non ho visto che aveva l'arma in mano il tipo che mi ha sparato sopra. Sembra che c'ha una granata, a meno che mi ha sparato qualcuno da dietro. Cosa possibilissima, tra virgolette. Ancora? Va bene. Tiratore di nuovo, lo accetto volentieri anche perché mi ci trovo bene a farlo, quindi... Continua a perdere pacchetti il coso. 80 di ping. Non capisco perché i server vanno così a minchia, però... Ah, è vero che oh, beh, con gli insorti ho l'M9, almeno. Vedia così, vedia, bella pistolina. Pura sopravvivenza è molto... PV è proprio sopravvivenza, è molto carino. Focus in la qual. Allora, non si capisce. Dove va? Più su, più giù. Dove va? Fammi ci capire qualcosa. Beh, non capisco se lagga. Cioè, non capisco se devo aggiustare il tiro perché sbaglio. O semplicemente non arriva perché sto laggando col server. Lì a destra sta quel maledetto coso. Un po' di desync e quindi right. Dal lato destro flancano. Ma lì c'è un amico, in teoria quel tunnel non dovrebbe arrivare nessuno. Pace di sì. Mi stupirebbe. Sono sincero. C'era qualcuno effettivamente. Oh, di nuovo due. Allora, devo stare attenti che quelli tornano.
Talmente. Bella, quella è mia, eh. E per ora siamo a 3. Via teorica. Sì, non dimentico nessuno. Belle kill comunque. Ora. Visto appena in tempo quello. Che paura. Preso, 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 preso. Fatto, fatto. Preso? E ho preso. Che ti ho preso? Dimmi che ti ho preso, amico mio. Gli spari mi preoccupano a sinistra perché temo che arrivi qualcuno. Sono finiti e ottima posizione su quella dei tirati. Anche se ora c'è da pensare al resto, ovvero a chi si presenterà di fronte a noi, come anche da sinistra, da dove mi sembra che gli abbiano tirato al nostro caro amico qua. Eh no, ho cazzata. Right flanking prima. Potrebbero essere arrivati sulla destra effettivamente. Spiegherebbe tutti questi rumori, rumorini, urletti, urlettini. Quindi vorrei dare un'occhiatina a destra. Cazzo. Capisco se che stanno sparando a noi o se è l'amico mio che sta sparando a noi. Oh, mi hai rubato il posto, maledetto. Che c'hai? Il Galileis, ok, carino. Not too male, not too male. Una rotonda sul male. Buona, vedo gli amici ballare. Movimento umano quello? Un movimento sensuale. Un'ondata, ragazzi. Fregato la posizione e mi stai fregando anche le kill, maledetto. Era una persona? No! Non mi oscurate il sole! Come faccio? Ma avete fregato la posizione, ora me l'avete oscurata, maledetti! Ricarichiamo ancora. Quanti caricatori? No, questo è quello pieno, assoluto tengo questo. Hack the mole. Quel cadavere che zampillo che ha fatto. Finire ondate? Sì, sono finite ondate. Cambio posizione. Minchia. Ma sei arrivato così vicino adesso? Io mi sono spostato. Mannaggia, bubba. Non so, boccetto. Forse poco prima di andare a cena, magari. Faccio un 10 minuti di Gladio in Glory, se ti va. Ora vedo. Per lo più faccio questo. Gladio in Glory non ci faccio tanto. Qui per ora faccio questo. Poi dopo alle brutte, magari, ecco, prima di andare a cena, uno si sposta e andiamo a fare un po' di Gladio in Glory. Porca puttana. Ho guardato tutto tranne che lì. Mannaggia, questo ci ha distrutto in 75. Faccio un moron! Faccio un moron!
Merda. Ci hanno preso A. No, vabbè, ci hanno fatto veramente all'ultimo. Con zero ondate. Seri, raga. Hanno fatto un... Bella. Pure questo è un bel clippino dopo. Ce l'ho dietro, C'è lì davanti, sì. Ammazzalo, invece di fregarlo, uccidilo. Dai, lo sto seguendo. Sta fa le burle, sta fa. Bella azione di pistola ho fatto. Meno male che ho l'M9. Se c'ho una più scrausa non ce l'avrei mai fatta. Quanto lontana B? Appena enfisema, guarda se muoio adesso che sono arrivato. Non ho mai fatto tanta strada in territorio nemico in tutta la mia vita. Aia. Sono nel posto più sbagliato con un cecchino. Però un bel no scoop, tra l'altro. Minchia. Mi prima della pistola è tanta roba, memorabile. Sono stato una passa. Ho fatto sgama. Tre hit, amico mio. Se non morivi con questi. Ancora qua. Già. Cazzata. Cazzata, però bella. Bella azione ho fatto, minchia. Sono fiero di me. Ho fatto una bellissima azione, cacchio. Bellissima davvero. Come sta andando la live? Vediamo un Adamo. È morto, no? Quando ho cambiato scena? Ho la testa tagliata, però è tutto nella norma. Provo a fare una cosa. Dovrebbe funzionare.
Ecco, così dovrebbe andare meglio, perché, vi dico subito, perché ho abbassato la luce dietro di me, per cui dovrei essere più visibile, ma non è vero. Quindi la abbasso un altro po'. Meno male che ancora non sono disponibile, però 4 secondi, quindi io direi di tornare al gioco. Comunque, bella azione, ripeto, ho fatto una gran roba, veramente tutto da clippare quello, non accadrà mai più. Quasi da video su YouTube, tra le migliori azioni. Credo che il video trasportarlo su YouTube. Allora, in realtà la live sì, la posso trasportare. Però trasportare le reazioni devo. Macello, perché. Dovrei informarmi meglio a riguardo, ma in teoria dovrei scaricare la roba, la live, e dopo. Un po' più dentro perché la canna non dovrebbe uscire dalle finestre, dalle feritoie dove si è spostamento. Qua è anche difficile non farlo. Siamo cascati a fagiolo stavolta. Devo dire che in merito a tutte le volte invece ho lamentato l'esatto opposto. Una piccola rivincita morale e psicologica. Bello gudurioso questo. Tira la granata e pop. E ieri ho un colpo in farro. No! Bastardo senza acqua. Senza acqua ti lascio, te la taglio. Ti levo il contatore, maledetto. Che tempismo qua, ragazzotti. Che bella cecchinata. Bella proprio, mentre corri in una feritoia, calcolo di tempo, spazio. Bella robina. Una bella robina croccante, gusto. Questa kill. Spaventiamo i nostri amici. Ah, t'ho preso. E questo lo so. Saspari. Ok, mi ha tirato un razzo qualcuno, ma fuori. Oh, ragazzotti! 31-10! Minchia! 31-10, cazzo, ragazzi, minchia! Che partitone! Shut the fuck up, you fucking alien. 31-10, ragazzi. Minchia. Minchia. Minchia, minchia. 31-10. Bella, sta partita da incorniciare. Veramente questa la taglio e la metto su YouTube, cacchio. Che bella. Quanto è durata? Dura la partita 34 minuti. Questa non sarebbe male, eh. Questa quasi quasi la taglio e la metto veramente su. Veramente tanta roba. È stata veramente incredibile. Ho fatto 31-10, minchia. Capirai. E voilà. Questa è stata veramente figa. Me la devo ricordare. Questa devo scaricare la live. La metto su YouTube, cacchio. Tanta roba. Questa è veramente tanta roba. Tanta tanta roba. Sta partita la devo mettere. Assolutamente sì. Perché è stata fighissima. Belle hit, bei colpi. E beh, io il tiratore mi sta piacendo un Someone let me casino. get fucking heavy Mi gunner, you diverto. fat whores. You don't even need it. Hey, let me get heavy gunner, you fucking retard. Perché devono insultare?
Let me get heavy gunner. Come on. Come on. Demolitore. Un comandante, prendiamo un comandante. Dai, facciamo un po' più di. Come on, I wanna do the PKM sniping, you fucking slob. Gli ha risposto male. Give up now, drop your weapon! Give up! Yeah, give up the fucking gunner. Adesso hanno detto esattamente la roba che gli serviva dal ragazzo per intimidirlo, cazzo, che paura, mi sono cacato nelle mutande. Ma forte, fortissimo. Allora, stiamo un po' per adesso qua, poi dopo ci spostiamo sembra. Andiamo a guardare lì. Tanto devono venire loro, noi siamo in difesa, per cui di andare a pushare e regalarli. Ecco. E vabbè, allora sono scemo. Mi ha sparato. Io ricaricherei. Adesso esce qualcuno e passa la roccia. Attenzione. E questo è un problema. Problemone questo. Vedo una ceppa. No, c'era quell'altro a terra con un caricatore, me ne facevo 4, cazzo. Guardalo come struscia. On the left side of the map, near the river. Peccato, cazzo. Peccato. Bello, fammi vedere dei. Ah, minchia, davanti proprio. Potrebbe andare a vicinanza. È morto male. Bella, sta posizione per cecchino è ottima. Non ci avevo mai fatto caso. Purtroppo sta mappa non, questa sezione di questa mappa non l'ho giocata molto. In generale la mappa non l'ho giocata molto. Dai, McCreary, che tu sei forte. Lo vedo, lo vedo. Eri, ho un colpo in... Minchia, te sto tirando per i piedi, te sto tirando proprio. L'anatra della pace, questo signore. Lo vedi? Lo vedi? Porca miseria, te capisco, amico mio, te capisco. Quando c'hai così poca finestra e hanno delle coperture, riesci a sparare o troppo sopra o troppo basso. È assurdo. Cioè, assurdo, è molto spiacevole, ma capita di... Spesso di quanto uno se... immagini. Bianco. One's up the top side. Vabbè, non me lo trovo davanti. Camera up on the left. Cioè, la roccia avete visto dov'era, raga? Quella è una granata, no, è un uccello.
È un aereo? Oh cazzo. Preso un testa, messaggi. Orca miseria, che push. Bastione gran sasso. Maledizione, peccato la partita di prima è stata fighissima, ma anche questa non è male, promette bene, grande soddisfazione. Hai ragione. Sorry, you're right. Bella, finita. Peccato, ero comandante e mi sono dimenticato completamente. Chiedo scusa a tutti. Sono stato veramente un coglione di quelli che, con cui me la prendo. Me lo merito. Good job, good job. You guys fucking suck. Thank you. Yeah. Abbiamo special. Ah, prima. Però ci mettiamo. Rinculo. No, abbiamo un silenziatore, assolutamente. Silenziatore e poi ci mettiamo. Una bella secondaria, volevo dire. Corriamo alla fiera dell'est. Gianmarco Berlinguer. Sta funzionando la webcam o comunque il mio smanducchiato? Ha visto prima lui. Bravissimo. E sta guardando già lì. Sta guardando. Questa è un'ottima posizione. Un'ottima posizione. Misteri. Vediamo misteri affini. Vai, spara. Avete munizioni infinite, penso di sì. Guarda che bello il nastro che scorre. Peccato che non avanzate un altro pochino questa macchina. Guarda, guarda la NAC. Quella di Rainbow. Dovrei provare a pushare dal lato destro perché è abbastanza coperto dalle smoke. Anche se il lato sinistro è molto ficcante. Però non ho smoke io. Anche... potrebbero cambiare la stordente, però. Essa pasta. È tosta, tosta, grossa. Forse no, non così. Non così tanto forse. Andiamo a pushare, vai. Oddio santo. È disabile questo soldato. Stava a sinistra. Cazzarola. Ho scartato e è arrivato. Ciao Segatron, buonasera, benvenuto. L'ho scartato, no, mi fai sentire in colpa così. L'ho scartato, no. Tutto a posto, bello, tu come stai? Preso Sekiro? Stai già dilettando o devi scaricare 3000... madonna che pigna. Devi
scaricare 2700 GB di aggiornamento. Sì, ha fatto bene con la macchinetta, sono bravo questo. Si è perso un partitone. Sai che trovo? Ho fatto 31 kill. Maybe get a chopper instead of smoke because we are running out of waves. Sì, forse sì, verrebbe, bravo. Mi piace la tattica di quest'uomo. Wait a minute, don't push, just wait like a minute before you push. Just stay here, wait for the chopper to come in. Don't die. This is smoke. Wait for it. Save your smoke till the chopper comes in. Ah, oh, pure Devil May Cry 5, Devil May Cry 5 è anche recente, però penso te lo tirano dietro, perché purtroppo non è che abbia fatto tutto questo successo. Assassin's Creed Odyssey, guarda, non è un brutto gioco. Meno male, vabbè, giustamente, si tiene stretto, essendo comunque un privato un po' più piccolino, non è una catena stile Game of, GameStop, si può permettere comunque di tenersi un po' più... un po' meglio i clienti, facendo anche appunto sconti e gestendosi i prezzi come gli pare un po' a lui. E meno male, perché appunto almeno, comunque, voglio dire, gli compri tre giochi, per lui è un miracolo, perché comunque immagino che gli affari vadano male parecchio anche a lui. Lui fa benissimo così, ma deve far così, è l'unico modo. Bravi. No, ho sbagliato. Non aveva la copertina. Ah, vabbè. Tanto, voglio dire, alla fine non è che... Sì, vabbè, magari se lo vedi dici che... Sembra che hai craccato la play, però alla fine... Alla fine sti cavoli, voglio dire. Cioè, l'importante è che c'è in gioco, che hai risparmiato pure abbastanza. Tra l'altro ha un buon prezzo. Ha veramente un buon prezzo, eh. Quindi, buono, ottimo affarone. Ripeto, Odyssey comunque... Odyssey comunque ti leverà abbastanza tempo. È abbastanza capiente a livello di ore. L'ho preso? Sì, ma non è morto, mi sa. L'ho visto, Ho fatto la scivolata come le Rockstar. 5 euro su 5 euro. A voglia adesso 5 euro. Tutti e due ci hai risparmiato 5 euro. Su altri 10 euro, veramente hai... È come se un gioco te l'avesse regalato, fondamentalmente. Quindi, tanta roba. Buonissimo. Ottimo affarone. Potresti andare a dirigere il banco dei pegni. O dei pugni. Quindi, hai fatto benissimo. Un bel affarone. Devil May Cry non è male. Non è affatto male. Non mi piace molto il genere, però non è affatto male. E Odyssey, ripeto, è preso comunque un bel gioco. Non sono... Non è la... Il mio Assassin's Creed preferito, però è un bel gioco. Per cui nulla da... Da dire riguardo ciò. Bello. Non mi fa salire, perché non mi fa salire? Tanto quanto ho di munizioni? Finiti i colpi? Quindi sono una merda? Fatto bene a sparare perché sono proprio a corto. Posso prendere questo? Le dispiace? Parte segreto 30 euro. Però alla fine, se tu ci pensi, al prezzo di
di un full price, hai preso tre giochi. Cazzo, non è mica male. Anzi. Non è mica male, cioè ripeto, al prezzo di un full price ti sei preso tre giochi, cacchio. Ciao caro, perdonami se non t'ho raggiunto. Perdonami. New wave inbound. Perdonami veramente. Te ripresa però la scimmia per Apex, un pochino. Un po' di voglia di giocarci, ammettilo. Ma quello è già morto. Ah, lo sapevo. Mi faccio fare l'iscrizione. No, vabbè, perché comunque mi dispiace, mi senti in colpa. Solo che col fatto che sarebbero state prente, avrei giocato adesso e fino a lunedì niente. Ma c'ho voglia di un gioco su cui stavo sotto proprio mentalmente. Che c'ho. Che dici, cacchio, ho quella partita in testa, voglio giocare ancora. Quindi solo per quello, perché ecco, c'avevo quelle due orette e le volevo. E volevo investire qua, ma assolutamente, cioè, nel senso, l'avrei anche raggiunto. Con le 7, in realtà, potrei anche. Anche Buccetto mi ha chiesto di giocare a Gladium Glory. Devo sdoppiare. Mannaggia, dov'è la tecnica della moltiplicazione del corpo quando serve? Porca miseria. No, perché poi mi dispiace, che comunque mi piacerebbe giocare un sacco di cose. Ho scaricato. Ma è bello fare la vittima, per carità. Molto bello. L'ho preso, non è morto. Gli ho sparato nelle palle. Vabbè, no, ripeto, mi dispiace. Cioè, sinceramente, a entrambi, porca miseria. Perché comunque vorrei giocare con tutto e tutto. Vorrei giocare a 3000 cose. Alla fine. Ho dato buca pure ai miei friends su Tarkov. Perché ho detto. Tarkov comunque ci dovrei spendere 2 ore, ma rifaccio 3 partite. Qua so che ne potevo fare di più, quindi tra virgolette ottimizzavo il mio poco tempo di gioco di oggi. Vorrei avere voglia di giocare un po' a tutto e tempo per giocare un po' a tutto. Perché ho scaricato, per esempio, ho scaricato Sea of Thieves, ancora non l'ho giocato. Breakfast non ci ho più giocato. Dovevo giocare pure a Galox con Warzone, gliel'ho detto da tipo un mese, porca miseria. Veramente mi sento in colpissima perché dico non ho abbastanza testa. Spero settimana prossima di essere un pelino più libero. Ricaricaci. Oh scusa, sorry. Shit. L'ho preso mentre cadeva. Ciao caro, buona fortuna e fammi sapere come ti va. Porta avanti il nostro onore. Vedo settimana prossima, spero di avere un pochino più di tempo, così riesco a dividermi e a giocare un po' tutto con tutti, perché veramente, sono sincero, mi fa piacere. Vorrei giocare pure a coso, a Zombie Army, dobbiamo provare For Honor, quindi spero settimana prossima di essere un po' più bravo nel gestirmi tutto e riuscire a fare tutto. Ciao, bellissimo, grazie mille di essere passato. Buon gioco, buon proseguimento.
o looting. No, che cazzo fai? Ci vuole da qua davanti, ma sei scemo, personaggio del cacchio. Il problema dell'MP7 e delle mitragliette in generale in questo gioco è che, a parte l'Uzi, che ha un raggio di fuoco basso, ma il resto, premi il grilletto mezzo secondo e hai finito. Dovrei mettere i caricatori aumentati in realtà, eh? Però il silenziatore è troppo importante secondo me. Un'arma del genere con un ruolo del genere, cazzo! Shit push it. Vado ad aprire un attimo la porta, amici. Eccomi. Fanculo. Sono uscito, c'erano 7. Ho fatto la cazzata. Perché ho pushato, maledizione? L'ho fatto prendere all'angoscia. Ho preso un muro. Non vedevo, era schermo nero. Stavo cambiando di nuovo schermata. Yalla yalla. Sembrano sempre delle granate. Non lo sono mai poi però. Che bug. Sono diventato un uomo vibrante. E non funziona a batterie. Ma ho un cavo USB. Perché sono uno strumento moderno. Tecnologico e moderno. Vedete anche voi un uomo vibrante? Vostre vite? Vai Michael Jackson. Porca puttana. Granata. No, stavo per fare, ho saltato, maledizione COD. Maledizione. Peccato, cazzo, peccato. 37-11 sta a far primo. Non me lo posso permettere di darti mio sangue. E beh, l'unico problema dell'MP7 è il rateo. Sparo veramente troppi colpi. Mi servirebbero i caricatori aumentati. Ma è un macello. Che altro costano abbastanza. Dovrei rinunciare a qualcosina. Però non so a cosa. Io il mio 2 ci campo. Potrei levare una granata, anche quella offensiva magari, e mettermi, tenermi la flash per fare le imboccate dentro gli edifici.
Porca puttana! Stava lì. Però t'ho accecato. T'ho accecato, sì, spero. Non vedevo bene, se no gliela tiravo da fuori. Maledizione. Vi andate? No. No. Bello, guarda che bello l'Ambra. E l'Elkan. Sorry, papara pam papam. Un uomo cecchino. Guardalo con l'M110, che bellezza. Che bellezza, signori. Che bellezza. Ricordate queste parole, che bellezza. Dopo la metto a scaricare già la puntata. Sì, la puntata la live e la ritaglierò. Solo che mi devo ancora copiare Sony Vegas Pro dall'altro PC e metterlo qua. E lo farò. Devo farlo. Anche se non mi va. Buono. GG squad, GG. Vai, zero ondate. Sei morto, sei morto. Vabbè, però ti ho colpito, amico mio, eh. Ti ho colpito parecchio anche. Almeno due colpi te l'ho piazzato, il brutto bastardo. Vabbè. Ah, è bello l'M14BR senza caricatore. È un bug, questo è un glitch grafico, non mancano i caricatori a volte nelle armi. 0 a 2, occhio, non famo cazzate. Facciamo le cazzate, per favore. Vai Goku. Mi sa che finita questa. Che dovrebbe essere il set round, se non erro. Vado a cena, intanto stacco e magari dopo riappiccio. E dopo dovrei essere, tra virgolette, anche in compagnia, perché potrebbero essere gli altri. Anche una giocata di squadra su. Proprio sparo sulla gamba, quello è forse probabilmente non è morto per quello. Ah, la gamba in titanio. È una cosa risaputa e comune nelle forze dell'ordine. Che non sono, questo è un esercito. Però per far capire, capito? Caricatore a me. Vabbè, vaffanculo. Non sembrava per niente che sparino in sfiora là. Destra sì, ma non così tanto destra. Maledizione a me. Che sfiga, cazzo. Ma ho visto. Bravi, se la stanno a giocare bene l'ultima. Se perdiamo così, micidiale. Se la stanno a giocare bene, però lì li abbiamo sfondati di punti. Non ce la farebbero mai recuperare. Però è un po' un peccato, perché va a cioè, il punteggio è quello che fa vincere, effettivamente. Però a questo punto fare un... cioè, o me la fai a round o me la fai a punti.
Se tu mi fai due round, io posso vincere anche 1-1, ma ho più punteggio. Però. Perde un po'. Zero andata a zero. Ci hanno distrutto qua. Sono stati molto bravi. Se la sono cavata molto, molto bene. Non c'è che dire. Ora, bisogna fare molta attenzione a non piombargli in bocca a qualcuno. Anche se siamo spawnati lontanissimi. Spero che si è disattivato l'audio, se no fa fatto diventa sordi. In quanti siamo vivi? He's bottom floor, bottom floor. Bella. Eravamo vivi in pochissimi. Bella, bella partita, molto figa. Combattuta, combattuta, bella, bella proprio. 20-11, buono, buono, 5 assist, tantissimo. Questo gioco è tantissimo. Ce l'hanno questo blu, maledizione. Ce l'hanno proprio. Bella, vittoria, abbiamo vinto anche quella di prima. Tra l'altro un gran partitone. Veramente abbiamo fatto delle belle partitozze. E l'altra sicuramente la rimetterò montata su YouTube perché è stata veramente, veramente figa. Ma proprio figa, figa. Abbandono la partita, perfetto. E voilà. Allora, popolo di Roma. Popolo di Roma. Con i miei capelli che non ci sono, già li ho tagliati, quindi già sono pochi in realtà. Però se poi scompaiono è pure peggio. Ragazzotti, vi saluto, vi rimando alla prossima, forse appunto dopo, magari riusciamo a fare qualcosa in compagnia. Teoria ce la potrei fare, a fare dopo un solo frangente di live. Quindi vi rimando probabilmente a un dopo. Grazie a tutti per essere passati. Spero che vi piaccia, ripescatevela perché è stata molto figa. Ho fatto 31 kill in quella cosa di prima. Non faccio così tanto bene. Quella partita prima è stata un connubio di fortuna, di situazioni giuste, un pizzico di giusta mira e tutto insieme ha fatto un buon punteggio. Che non avverrà mai più. È stata l'unica volta e non ci sarà mai più delle cifre così alte. Però buono, buono, anche questa non è andata male. E poi belle, soprattutto la cosa importante è che sono state belle partite, belle anche da vedere. Grazie a tutti quelli che sono passati, grazie mille di cuore a tutti quanti davvero. Ci ribecchiamo tra un po', tra non molto. Quindi state tonni per quanto riguarda la notifica di live. E buona cena anche a voi, buona serata se non ripassate dopo. E buon grazie a chi se la ribecca anche in past broadcast. Grazie mille ragazzotti belli, buonasera.